Però oggi andremo a vedere l'hotel più brutto e l'hotel più bello di Barry Avenue. Visto che hanno messo un sacco di posti nuovi su Barry, ho deciso di prenotare. L'hotel più brutto di tutti è casa tua. Allora, intanto casa mia, cioè si vorrebbe l'hotel più brutto di tutti. Guarda, stai dicendo che casa mia è una cavolo di reggia. Qua sotto si vede che non è spolverato, proprio igiene. Sei, ma cosa vuol dire? Ma è la forma del legno, ma che spolverato. Abbiamo il lavandino. E guarda, non lo so, si vede questa patina di polvere. Per favore, allora facciamo così. Se l'hotel più brutto fa. Lascia stare casa sono mia. Bianchi se l'hotel... o grigi? No, vivi in un appartamentino su Brookhaven. Non vivo in un appartamentino. Sì, invece ho la piscina sopra il tetto. Beh, io ce l'ho fuori casa. E quindi, comunque, se la pensi ancora così, vuol dire che casa mia avrà 1 su 10, va bene, 1 su 5 stelle. E il posto dove andremo ora sarà molto meglio. Allora, intanto vorrei leggerti la recensione di questo posto. Dopo le recensioni, vai. Sì, sì, allora, intanto c'è. È la descrizione, ok? Quello che mi ha detto, sì, devo entrare in questo posto. Il nostro hotel offre un'esperienza unica, con camere dallo stile vintage che evocano il fascino del passato. Ecco, quando dicono vintage vuol dire che sono di mia nonna. Ecco, capito. Devo È perfetto per chi cerca un soggiorno autentico e confortevole a un ottimo prezzo. Il nostro personale vi accoglierà col sorriso, assicurando un'esperienza memorabile. Camere 1, servizio 1, posizione 1. Ok, qualcosa col 2 ce l'hanno? No, niente, tutto una stella, completamente una stella. Sei pronta? Mamma mia, non portarti tanto perché passeremo solo una notte, grazie al cielo. Però credo siano loro. Allora, dalle foto un servizio una vetta no, eh? Vabbè, che cosa vuoi? Una stella, già servizio, era una stella, figurati. Se ci sputano in faccia probabilmente raggiungiamo le 2 stelle. Allora, praticamente dalle foto sembra che il posto sia veramente vicino al mare. È bello? Cioè, non credo, non me lo ricordo. Come no? Questo posto non lo che conosco. Non ha una stella. Non è che c'è tanto. E poi allora è compresa la colazione, ma non pranzo e cena. Quindi insomma dovrebbero essere loro. Salve. Salve. Ah, buonasera. Bella maglietta. Cosa I love scammare. Ok. È una battuta, immagino. Buongiorno. Sono il manager di questo hotel. Però che stai facendo? Sì, vorrei denunciare. Aspetta, che quello è un telefono degli anni 70, tipo. Ti piace? Un mattoncino. Mettilo apposta. Ah, te lo sei presa perché è vintage come l'hotel, vero? Ma non so nemmeno dov'è l'hotel. Cioè, c'è scritto Love Scam. Allora. Ah, sì, ma ha una lista. Controlli Jenny Meraki. E poi Robby Polar. Polar Popovollo. Mi sapete dire il nome della prenotazione? Jenny Meraki e Robby Polar. Sapete, siamo molto rinomati e cercati. Ma io non me lo ricordo, io mi ricordo che hanno una stella. Vabbè, lasciamo perdere. Sì. Capisco, siete qui. Congratulazioni. Mi ha dato un libro Hai vuoto. Hai già pagato, mi ha dato un libro vuoto. Hai già pagato, rispondi. Sì, certo, ho pagato su Booking. Ci hanno scammato. Congratulazioni, avete vinto. Per essere stati iscritti dopo 10 anni. Cosa? Da 10 anni che non viene nessuno a questo hotel. Bene. Come? Ma passiamo al servizio navetta. Per raggiungerlo. Ah, ovviamente. Vedi che c'era il servizio navetta. Che faccio? Io vado a piedi? Perché si sono seduti loro? Oh, mi hanno pure rotto la gamba. Ma scusami, danni. Credo che il servizio navetta sia che noi li seguiamo a piedi e loro ci fanno strada in macchina. Facciamo al contrario. Ma scusate, signor. No, va bene, Jenny. Mi sento male. Vanno anche troppo veloce per noi. Aspetta. Ma c'è il rosso. Scusa, ma dove stanno andando? Non era di fronte al mare l'hotel. Io me lo ricordo che questa forse foto il servizio di mare, la vetta era di fronte al mare. Cioè, mi hai fatto fare 7 km. Ma dove sta andando? Sta passando nella UA. Portami in braccio. Se no me ne torno a casa. Non dirmi che deve fare benzina. Portami in braccio, seguimi. Va bene, portami tu in braccio. Perché siamo fermi qua? Cos'è? Non dimmi che è questo. No, lei è entrata, però non ci credo. Non sapevo si potesse entrare qua dentro. Sì, c'è un modo per entrare. Non ci credo. Dio, che schifo. Male. No, ma c'è un letto. No, scusate, siamo in due. Come se fosse quello il problema. Io mi chiamo Laretta. Laretta, allora, mettiamo due cose in chiaro. Vedi, siamo in due, ci manca vedi, un letto. Tutte quelle che si chiamano Lara e che inizia con Lara. Mamma mia, mi occuperò di voi. Ma scusa, ma buon scam. Come buon scam. Allora, Laretta, puoi metterci un altro letto almeno, così passiamo questa notte insonne. Certo, 100 euro. Ah, abbiamo... No, Laretta, non abbiamo capito. Siamo prenotate tutte e due qua, vedi? È bianco questo libro, però...
ha detto, ma perché sei stupida a volte? Ha detto, buono scam, sei stata appena scammata. Ma che significa? Ma io ho pagato. Ma che significa? Che vuol dire che significa? Non è che se paghi allora non ti scammano. Anzi, ti scammano perché paghi e non ricevi niente. Qualche servizio ce l'avranno, dai, non ci posso credere. Un servizio lacrime e disperazione, se vuoi. È la tua colazione, mangiala. Che cos'è? È la nostra colazione, veramente? È la tua colazione, io non tocco niente. C'è un Kinder Pinguì a terra, guarda, guarda. No, è una Kinder fetta al latte, guarda. Wow, che buono. Questi sono i resti. Cosa sono questi? Vabbè, manco ci hanno provato. Di Johnny il Barbone. Mi sento male. Come, man? È la casa di qualcuno questa. Però a quanto pare sì, è casa di qualcun altro. Che dobbiamo fare? Non darcene. Allora, magari domani mattina ci portano una bella colazione, che ne so. Ma non ho capito, ti stai rincitrullendo? Non capisco. Ma che, abbiamo tutti i servizi. Scusate, la colazione la possiamo avere domani. Bello, cioè, noi ora dormiamo. Danny, ma che colazione di domani questi? Non ti domattina dopo, dopo la colazione, Shanna delle belle cose. No, no, dopo beh, la colazione hanno delle cose. Ha sbattuto la testa. Abbiamo un tour. Te l'ho detto che non poteva essere nulla. Hanno un tour. Va bene, signorina. La, come si chiamava? No, non ridere. Non ridere perché ce la piange. Cosa ho appena visto? Domani, domattina, sveglia presto. Perché si è sdraiato nel nostro letto? È imbarazzante questa situazione. Sai cosa, Ge? Io vado. No, non si può uscire. Non puoi uscire, non puoi uscire. Ok, in questi momenti la sopravvivenza è l'unica scelta. Aspetti, okay? Aspetti, dobbiamo stare qua. Io voglio vedere il tour. Non colpirmi. Voglio vedere il tour di domani mattina. Aspettila, sei una violenta, veramente. Spostati. E lei violenta con la mia testa. Te la metto io, ecco, ti sta. Ecco, perfetto. Scappettino, perché che sono un cane? Te la metto io il letto, mamma mia. Vuole anche il letto per forza per dormire. È abbastanza chiuso questo posto. Jenny. C'è fresco. Jenny. Sto cercando il letto. Un attimo. Ecco, t'ho trovato, dai. Guardami, sei stupida. Lo vuoi vicino? Non puoi, sono 100 Robux. Ma ti do 100 mazzate, vuoi vedere 100 Robux? Lo vuoi vicino a quello di Laura? No, oppure vuoi stare accanto a lei? Non le vuole bene manco questo cane. Ma dove metti quel cane? Sì, vabbè, allora occhio però che dentro per dente. Scusa. Ecco, dormi a terra. Perfetto. Ragazzi, buonanotte. Domani il tour. Lara, cerca di dormire nel tuo tappetino, mattino. Oh mio Dio! Ro, svegliati! Allora, sparare in faccia direttamente, magari. Ro! Sì, mamma, 5 minuti un attimo. Cosa 5 minuti? Si sta sparando in faccia questa tizia! Credo sia salve perché non vedo nessuno. Entro la seconda ora, non ti preoccupare. Cosa entra la seconda ora? Svegliati! È giorno, credo. Non abbiamo delle finestre. Non è vero, non è giorno, tranquilla. Va bene, comunque ci avevano promesso una colazione, quindi Maggio ce la porterà. Perché cosa mi sta facendo delle foto? Basta! Queste andranno nel nostro album. Ma io non ho accettato nessun album. Queste sono contro il mio volere. No, smetta di farmi le foto. Non ho accettato niente. Però cosa stai facendo? Svegliati. Sì, Tom, vieni qua. Mamma mia, svegliati. Spegnila, sveglia. Smettetela. Oh! Allora, voglio sapere la nostra colazione, dove io ho pagato per questa colazione. Ho pagato per il tour dove dobbiamo andare. Ti hanno scammato. Perché non lo vuoi accettare? Lo so che è un brutto trauma. No, non mi hanno. Ma non è vero. Ma sì che è vero. Non è vero, perché loro. Allora, lei mi ha detto che ci sarà un tour. Colazione. E tu il mangime per i gatti e gli uccellini, puoi mangiare tu, non io. Vabbè, me la tengo, io me la tengo qui nel. Va bene, lo stesso. Cosa stai facendo? Non puoi uscire. Cercando di sfondare la porta. Non puoi uscire, per favore. Non puoi uscire così. Non posso mettere il lettino in qualche modo. Io mangio questo, capito? Lei si mangia il gelato. Senta, magari c'è il manager. Vieni, te la metto io la macchina. Cosa fai? Te la metto io. Non volevo arrivare a questo punto, Jenny. Andiamo. Oh. Sono sottoterra. Aiuto. Beh, questo è un problema. Dovrò denunciare l'hotel. Allora, immagina che il nostro tour. La macchina. Jenny, no. Ehi.
Immagino che lei ci debba fare il tour o qualcosa del genere, no? Deve fare piedi, è compreso del... Aiuto! Sei morta? Mamma mia. Vabbè, non riesco a entrare. Tranquilla, non posso entrare. So come torturarla. Non posso entrare, mi dice che non posso entrare. Ok, ora posso entrare. Dietro! Vabbè, sono davanti, non importa. Tranquilla, Jenny, ci penso io. Scusi, ma possiamo sapere dove ci sta portando a fare questo tour? Mi sto vomitando. Anch'io soffro il mal d'auto. Stiamo andando a fare un tour. Vabbè, fino a lì lo capisco. Dove? Dov'è questo tour? No, perché hai il rosario in mano? Dove l'hai trovato? Volevo togliere i capelli. Metti a posto. In una zona naturale. Ah, ok. Magari ci fa prendere l'aereo. Ci fa, non lo so. Io non ho i capelli. E quella che cos'è? Una parrucca? Una parrucca? Ha detto che è una parrucca. Vabbè, te la rovino. Chissà quanto è costata questa cavolo di parrucca. Ormai non siamo più economici. Stai tranquilla. Sta per finire questa esperienza. Voglio solo vedere dove ci portano ora. L'ha rubata. Vabbè, lasciamo perdere. Piangerà il proprietario a cui l'hai rubata. E anche tu. Perché avrei faticato per rubare quella. Mi sto rovesciando. Mamma però mia. Adesso gli vomito nella macchina. Ah? Oddio, oddio, oddio. Salta. No, fermati. Ti prendo io. Non riesco a prenderti. Salvati. Faccia qualcosa. Mi dia una mano. Non riesco a prenderla. Non riesco a tirarla su. Ragazzi, aiuta. No, non faccio le foto. Come ti senti, Ro? Sto cercando di concentrarmi. Non meditare. Sei quasi morta. Perché se mi alzo io lo uccido. Ed eccoci qua, siamo al lago. Ce ne siamo accorti che siamo al lago. Cosa ci facciamo qua? Flora e fauna? Ma attenti, davanti a noi possiamo osservare un esemplare di famiglia di Roblox povera. Cosa? Ci hanno portato dove vivono le famiglie povere. Smetti di fare yoga. Yoga Stealth Twist. Ma li stiamo disturbando. Ma cosa ci facciamo noi qua? Ammirate. Ma non sono animali da circo. Sono delle povere persone. Tranquilla. Oh, è un maialino. Allora ci sono gli animali qui. Che carini. Guarda come cammina. È così tenero. Oh no. Non voglio guardare. Oh mio Dio, cosa è la vista. Andiamocene qui. Non so se sei stata scammata. Sei anche vittima di violenza in questo momento. Sei complice. Non voglio vedere una cosa del genere. Povero maialino. E questo era un esempio di madre natura. Se ne vada. Ma che madre natura? Facciamo il check out. Dica che non torniamo più. Andiamocene. Non le passa più. Oddio. Cosa ho visto? Tutta la yoga che ho fatto non sta servendo a niente in questo momento, eh. E sapete che si mangia a pranzo? Bacon. Se ne vada. Era un povero maialino innocente. Un povero maialino innocente, non aveva fatto nulla. E poi. Tranquilla, Jenny, l'ho visto lì. Nelle braccia di quel signore. Questo è perché sei molto ingenua. Dovevo salvarlo, dovevo fare qualcosa. E non ha fatto nulla. Sì. Oh, ah, finiti di rilassarci i nervi su un bel hotel 5 stelle. Un hotel 5 stelle senza maiali, vero? Mangeremo solo verdure da oggi. Perché non ho capito, solo tu la carne. Cioè, scusami, tu sei salvo. Io odio il bacon. Mangi il maialino. Il bacon lo odio. Oggi non lo mangio più. Non è vero. Ma se mangi un sacco di McDonald's col bacon. Mamma mia. Non lo voglio più. Che cosa dobbiamo fare? Ma smettila. Hai Andiamo. Detto hotel 5 stelle. Giusto. Perché questo video era hotel peggiore contro hotel migliore. Quindi dobbiamo provare l'hotel migliore. Sì, andiamo, dai. Andiamocene. Comunque l'hotel migliore è in America. Quindi dobbiamo prendere l'aereo. E non sparano le persone se ti è ancora. No! Ro, sento già un clacson. Credo che le cose qua andranno meglio. Oh mamma mia, una limousine. Prima. Non ci posso credere. Mi voglio sedere vicino. Mi sento sola se vado dall'altra parte. No, ma sei lontana. No, ho bisogno di essere rincuorata dopo quello che ho visto. Basta, non è che posso partire da psicologo. Vado a pagare. Ok, più tardi. Adesso ci sei solo tu. Ah, ma l'hotel è vicinissimo alla stazione. Eccoci. È un vero e proprio hotel. Niente camere illegali in qualche stanza, eccetera. Mamma mia, veramente professionale. Anche se questo sembra uscito dall'Inghilterra. Sì, sembra un calciatore in realtà. Guarda, col cappellino, va bene. Dove l'hai visto il calciatore? Sei solo tu, però va bene. Buongiorno, buonasera, non lo so. Salve, ecco, salve. Mamma mia, i muscolozzi di lei. Sono la manager di questo hotel. Voi dovreste essere la signora Meraki e la signora Polar. Sì, siamo proprio noi, esatto. Aspettavamo con ansia il vostro arrivo. E con ansia, va bene. Ok, ascolti. Ah, ti sei postato questo problema. Io ho un problema al braccio quando prendo la valigia. Non è che me la può prendere lei. Ci penso subito. Stuart! Auri, dai. Stuart Little. Ah, è lui, il cacciatore di prima. Ecco a lei. Ma non è tipo qualche cugino di Anthony?
Gli assomiglia in faccia, ma sono un po' tutti gli stessi, ragazzi, quei subberri, dai. Ma se io mi metto qua, mi portano? Lui ha appena insultato il tuo fidanzato in un... No, nel senso, tutti sono simili a lui, lo copiano. Ve le farò trovare... Se non ti piace più. Mi piace. Ve le farò trovare sopra, ha detto. Anch'io non vorrei stare con uno del Aspettila, genere. Comunque noi abbiamo... Non è un criminale, abbiamo l'attico. No, è tutto al 502. Oh, Gesù. Ecco. Sta prendendo fuoco qualcosa, sento il fuoco. Ah no, c'è un camino. Wow. Ok, meno male. Posso accendere? Guarda, qua è un altro cucino di Anthony, sono tutti uguali. Proprio qui in è americano. Ma dove? Ma lui non gli sta per niente. Ma non gli assomiglia per nulla. Ma i capelli sono quelli, un po' più schiacciati. Ma ti prego, ma non è vero mai. È molto più leccato. Salve, che cosa ci fa nella nostra stanza, scusa? Non ho capito, vuole dormire con noi? Oh no. Sono il vostro maggiordomo personale. Ok. No, non fare quella triste. Wow, ah, wow. Sono qui per eseguire ogni vostro ordine. Ma era maggiordomo, non lo schiavo. Non dire nient'altro. Chiudi un attimo la porta, Jenny, per favore. Qua ci vuole un po' di privacy. Tu siediti, io parlo un attimo con il mio maggiordomo. Abbiamo dell'ottimo porcellino, lo vuoi? No, non lo voglio. Non voglio più sentire parlare di maiali, basta. Le dico una cosa, lei deve stare qui tutto il giorno. Certo, vi osserverò mentre dormite. Non dormo da 100 giorni. Sei proprio il tipo perfetto per la mia migliore sono amica. Sono sempre qui. Vieni. La mia amica qui ha bisogno di un fidanzato, visto che prima mi ha detto che aveva dei problemi, che non voleva i ragazzi tutti uguali. Ha bisogno di qualcuno che la rinvigorisce, no? Le fa, non lo so, vivere il sogno americano. Allora, Anthony mi rinvigorisce abbastanza, grazie. Non ho bisogno di nessuno. Visto che devi stare qua, devi dormire qua. Non azzardarti a entrare in camera mia, te lo giuro. Guarda, chiamo veramente le spie. Non seguirmi, stai lì, cosa mi segui? Mi sta seguendo, no? Cosa devo fare? Off limits, shoo. No, non sembra averlo capito. Off, ma no, allora, italiano, parla italiano. Get out. Jenny, non hai capito, lo sto dicendo a te. A me. Sì, via, questa è la mia zona, per favore. Cosa vuol dire? La coppietta. Da un'altra parte, grazie. Ma che coppietta? Ma chi la vuole lui? Grazie, no, non se ne parla. Non la voglio. Voglio vivere la mia esperienza. Vado in bagno. E non seguirmi. Non mi puoi seguire in bagno, contro la privacy. Staccati. Ro, tu mi hai dato una croce. Una croce mi hai dato. Vieni qui subito. Non so che cosa. Volevo farmi un bagno caldo. Ok? Voglio godermi questa esperienza qui in America. Un bagno caldo, per favore, grazie. Ecco, vai a prepararci un bagno. Ci penso io. Certo che non sai proprio fare la ricca, Mamma mia, ma io cosa c'entro in questo posto? Ma che ricca? Ma io abito in un paesino, ma che cosa ricca? Il paesino che hai una villa più grande della regina Elisabetta su Barry Avenue. Sì, ma vabbè, dici? Ma è fuori dalla città, è come se fosse un paesino. Umile. Ma cosa stai dicendo? Si è bendato, Roy, mi ha detto ora può fare il bagno. Posto, ha funzionato. Ah no, ha funzionato! Allora, come glielo spiego? Cosa faccio? Va bene, non ce ne facciamo bagno. Non ci facciamo il bagno. In questo momento non vede. Mamma mia. Non ce ne facciamo bagno. Vieni con me. Almeno andiamo a mangiare qualcosa. Io? Stai parlando con me? Sì che sto parlando con te. Che devo parlare con lui. Con lui? No! Ok. Mamma mia. Allora. Bello il cane che ti sei fatto. Che razza è? Umana. Senta, reception, mi scusi, signora direttrice. Allora, le vorrei chiedere se possiamo mettere qua il maggiordomo e non prenderlo mai più. C'è intanto. Lo vuoi posare? E poi vorrei sapere se è possibile avere della cena, come funziona. Mi spiace, ma è nella sua natura. Voi mi state prendendo tutti in giro. No, mi state prendendo per i fondelli. No. Certo, abbiamo due opzioni. Abbuffata di carne di maiale. Altrimenti avete un'opzione vegana o tipico americano. Dai, va bene anche tipico americano per stasera. Il Big Mac. Mamma mia, di pollo. Massimo di pollo. Allora, credo sia arrivata la nostra limo per andare al ristorante. Però te lo posso chiedere una cosa, Gaston. Come si chiama? Gaston. Non credo si chiami Gaston. Scusi, signor maggiordomo, può togliersi la benda prima di me la fa questo favore? È incollata. Vabbè, noi ci facciamo una Italian passeggiata, allora, Mamma mia, è cieco questo. Guido io. È un ordine, è un desiderio, per favore. Tre desideri, giusto? I fantogenitori, mamma mia. Allora, stiamo portando un maggiordomo a mangiare.
Giro a sinistra. Allora, qua forse ci sono dei ristoranti. Non lo conosco, no, questo posto. Sì, sì, guarda qua. Posteggio. Mettila, no, non siamo più. No, vai avanti. Non siamo nel hotel a una stella. Ma quello non c'era nemmeno il castronetto. Se ci fosse stato almeno, sarebbe stato un po' più decente, forse. Me lo immagino. Oh, ok, ok. Fermati qua, fermati qua. Qui? Qui a sinistra. Fermati! Mamma mia. Questa è zona pedonale! Vabbè, non c'è nessuno. Finché i pedoni non ci sono, qual è il problema? Mamma mia, sei terribile. Vabbè, tanto la multa non arriva a noi, arriva all'hotel. Allora, ce ne sono due, o questo o l'altro. Lui non vedeva e ci ha portato qui. Questo è 5 stelle. E questo? Diamond dish. Wow. Allora, aspettate. Non il maiale, grazie. Aspettate, che cosa vuole? Vi siete sporcate i piedi. No, cosa sta? Va bene, questo lo accetto, ok. Lo sai, okay. Anche se dicono che porta sfortuna, che se ti passano questo nei piedi non ti sposi. Passalo 7 volte, per favore. No, no, no. Allora, ok, posso ordinare? Non lo so, amico, ti vuoi sedere accanto a noi? Per voi c'è una sorpresa speciale a fine cena, ma prima cosa gradite mangiare? Guardi, qualunque cosa che non sia maiale. Niente maiale! L'ha capito, secondo te? No. Oh, santo cielo. Credo che questo sia maiale. Che lo so io per te? Sì. È anatra. Pure le anatre, no! Aspetta, mi dia qualcos'altro. Ecco, mi dia la torta, mi dia la torta. Va bene la torta, mi mangia. Mamma mia, mi strafogo di colesterolo, pazienza. Sai come si chiama quella torta? Come si chiama quella torta? Rosina e il maialino. Smettila, la smetta! Non la voglio più la torta. Va bene così, ho mangiato ma due fette. Ma mi stiamo prendendo in giro, Jenny. Mamma mia, come te la prendi? Mamma un po' di umorismo da. Non l'ho capito, io sono scioccata. A proposito, sai che visto che stiamo vivendo una vita da 5 stelle, no? Devi anche avere il comportamento da una persona che di classe, no? Certo. Cominciamo dalla risata, ok? Facciamo un allenamento. Ah, la conosco questa, la conosco. Ci penso, inizio io. Ci riprovo io. Questa sembra una strega. Beh, senti, ci ho provato, no? Devi, allora, aspetta, devi impostare la gola, la metti bassa. Ok. Poi devi, esatto, e devi cominciare. La H deve essere molto corta. E poi guardi il vuoto e ti fai un po' di mewing. Pronta? Ok, proviamoci. No, questo è il super cattivo della Disney. Non è. Va bene, ok, ok. Senta, sono più curiosa di sapere. Oddio. Britney, questa è la brand che abbiamo preso. Ah, ci hanno preso una band. Roro, siediti, siediti. Faranno qualcosa. Io sono so far da quando è stata. Da tantissimo. Si chiamano sì. IB. Ok, allora magari è un'interpretazione. Magari non è proprio lei. Oh, baby, I was supposed to know. Beh, direi che è proprio un'interpretazione. Sì, non è la vera Britney. Peccato, sì, ci siamo. La faccio io se vuoi. Vai. Vai, Oh, baby, ti riprendo. Baby, I was supposed to know that something wasn't right. Yeah. Oh, baby, baby. Ok, ti ho fatto le foto, go. Aspetta, aspetta, aspetta. Un attimino che ci sto mettendo la mia passione. Ottimo. Brava. Grazie. Beh, possiamo andarcene a casa, no? Possiamo passare questa notte all'hotel. Senti, quello che abbiamo fatto in America rimane in America. Sì, giusto. Quello che viene fatto in America resta in America. Ti ricordo che lui è cieco. Va bene. Ah, buonanotte, Ro. Alla nostra prima notte in America. Buonanotte. Ah, buonanotte, Gusto. Buonanotte. Quindi dormiremo tutti e tre così, immagino. Sai cosa c'è? Che cosa? Mi sta fissando da vicino. Le migliori vacanze 5 stelle sono stare a casa.